Venerdì 16 luglio, bentrovati, si festeggia la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Il sole sorge alle 4:48 e tramonta alle 19:41. Per quanto riguarda il proverbio di luglio, è ricca la terra, ma povero il mare. Ariete, la giornata inizierà in maniera brillante e si manterrà su livelli di simpatiche emozioni. Qualcuno userà nei vostri confronti un atteggiamento di accattivante malizia. Riacquisterete immediatamente una forte carica di ottimismo. L'euforia ritorna, lasciatevi andare. Toro, attenzione alle gaffe. Oggi rischierete ripetutamente di offendere qualcuno. Quindi il consiglio della giornata è: giratevi 7 volte la lingua in bocca prima di esprimere giudizi, soprattutto quando non sono richiesti. La forma fisica lascia un po' a desiderare. Gemelli, non preoccupatevi se oggi intorno a voi si creeranno tensioni. Il vostro intervento riuscirà a chiarire la situazione e a calmare le acque così agitate. In famiglia ci sarà una sorpresa che vi renderà molto felici. Festeggerete con tenerezza, attenti però ai facili entusiasmi. Cancro, vi piacerà circondarvi dei vostri amici. I contatti umani in generale godranno di una forte dose di calore. C'è in voi il desiderio di coccolare chi incontrate. Attenzione a non eccedere perché potreste non essere capiti. Leone, evitate di ingigantire ogni cosa. Sono belle così come si presentano e potete essere veramente orgogliosi dei risultati che state ottenendo. Riuscirete a portare chi vi interessa dalla vostra parte con la incredibile eloquenza di cui oggi sarete dotati. Approfittatene. Vergine, giornata che vi vedrà estremamente attivi. Riuscirete a destreggiarvi magnificamente tra telefonate e appuntamenti. Non dimenticate però che anche il vostro aspetto fisico ha la sua importanza. Essere perfettamente in ordine a volte non basta, ci vuole qualcosa in più. Provvedete. Bilancia. Oggi farete tutto, ma proprio di tutto, per portare l'attenzione degli altri su di voi, anche perché sarete molto interessati ad una persona che sembra ignorarvi. Forse quando la smetterete di agitarvi tanto, otterrete ciò che desiderate. Non andate sopra le righe, siate soltanto voi stessi. Scorpione, una situazione da voi affrontata in un certo modo tenderà a capovolgersi. Fate buon viso a cattiva sorte e riuscirete a ricavarne qualcosa di positivo all'ultimo momento. Scoprirete del tutto casualmente che una persona è a voi interessata. Valutate se è il caso di corrispondere. Sagittario, non raccontate bugie per evitare scontri di gelosia, piuttosto non toccate l'argomento e passate oltre. L'insistenza di una persona che vuole incontrarvi provocherà in voi un senso di ribellione e la voglia di fuggire. Usate tatto e rimandate semplicemente l'incontro. Il tempo lavorerà per voi. Capricorno, oggi il vostro impegno sul lavoro, pur se faticoso, sarà per voi ricco di appagamento. Il vostro orgoglio verrà poi esaltato dagli elogi di una persona importantissima. Attenzione alle invidie, non a tutti piace vedervi così spesso in primo piano e vincenti. Un po' di modestia potrà darvi vantaggi. Acquario, il vostro entusiasmo risulterà contagioso in questa giornata di fine settimana. Il lavoro procede bene, senza noie, e nell'ambiente in cui vivete c'è un'aria particolarmente serena. Merito anche vostro, comunque. Pesci, un bel litigio servirà a farvi uscire dal vostro torpore. C'è chi si è stancato di attendere che vi ritorni il buon umore e oggi vi rinfaccerà quanto siete pesanti. Non rimaneteci troppo male, ma riflettete anche sulle buone ragioni degli altri. È l'occasione giusta per reagire positivamente.